Grazie, grazie. Allora, Life Beauty è un'attività del mondo Lions che vuol inculcare nelle menti dei giovani l'etica lionistica. Noi abbiamo avuto la percezione negli anni che quello che succede normalmente di sbagliato è perché chi prende delle decisioni non lo fa in maniera etica. E quindi per avere una miglior vivibilità, cioè life ability, abilità di vivere, life ability, è nato ormai 7 anni fa, siamo alla 6ª edizione del concorso, questo concorso per idee per giovani, sul quale lavora una squadra molto importante. E ci sono personaggi del calibro della nostra Elisabetta che fanno delle grandi cose per trasferire il messaggio ai giovani, sia 18-30 anni che è il concorso base, sia under 18, una sezione junior che abbiamo voluto appositamente perché nei giovani, anche sotto i 18 anni, quando sono negli ultimi anni della scuola superiore, si comincia a pensare in maniera razionale a idee che possano risolvere problemi sociali. Ed è per questo che abbiamo una grande collaborazione, particolarmente con i distretti lombardi, e questo qui il governatore può rappresentarlo perché è stato con noi anche negli anni precedenti, quando non era governatore, quindi oggi ha un ruolo importante nel distretto, ma ha collaborato anche come tutti noi Lions direttamente facciamo. E questa collaborazione vede impegnati tra la Lombardia e non solo, in tanti altri distretti, intorno a 40 di Lions che lavorano su questo progetto. Vede impegnata anche un'altra associazione per portare una formazione ai giovani e vede ormai una 50 di ragazzi che hanno, attraverso le abilities, trovato la propria strada nella vita, l'inserimento nel mondo del lavoro o l'inserimento attraverso la costituzione della propria società. In questa occasione mi disse Elisabetta che abbiamo qui dei ragazzi di Vigevano che hanno partecipato alla presente edizione del concorso junior e che noi vogliamo che vivano questa esperienza, che se la ricordino, e quindi il governatore consegnerà loro una targa di ricordo. Grazie a voi, io vi dico solo un grazie a questi splendidi giovani, un grazie a Elisabetta, grazie a Enzo Taranto per questo, diciamo, questa azione di servizio che è una delle tante che i Lions fanno, e un grazie però particolare a tutti voi che siete qui questa sera, perché questa è una dimostrazione, voglio dire, di grande vicinanza, ma i nostri giovani sono veramente per noi, e io dico, noi li abbiamo un po' tanto nel cuore, e la vostra presenza è una dimostrazione ulteriore, perché mi permette sempre di dire che questo ci permette poi di essere, di portare senz'altro i nostri principi etici e quelli che possono essere i nostri ideali. Io non parlo molto spesso di valori, perché valori sono, è un termine molto 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 importante, ma se noi riusciamo a far capire perché facciamo certe cose, e voi se siete qui stasera perché le volete fare con noi, allora diciamo che riusciamo, io parto un po' sempre da questo presupposto, a volerci un po' più bene, e volerci bene vuol dire essere vicino a tutti, i nostri giovani, le persone che si sentono del bisogno. Questo è il nostro modo di affrontare un po' e di restituire qualcosa che nella vita abbiamo avuto di più. Credetemi, non solo monetariamente, ma da un punto di vista proprio anche di competenze. E in questi momenti io dico che il volerci bene, forse ritorniamo un po' alle nostre origini, tutti, io ormai ho i capelli molto bianchi e quindi mi ricordo di un tempo quando le persone si volevano più bene, forse c'era molto meno, ma c'era grande condivisione di questi principi. Forse ritornare un po' su queste linee ci permette. E allora la vicinanza ai giovani ci dà modo anche di portare qualche volta o spesso metterci a disposizione come persone competenti, non come persone tuttologhe che vogliono sapere tutto, ma come persone, forse rifacendoci quando eravamo giovani noi, pensando che se nelle nostre attività, in quello che noi abbiamo potuto fare durante nel corso della nostra vita, avessimo avuto qualcuno vicino,
che ci poteva non indirizzare, ma fare un'azione di tutoraggio. Questo sarebbe stato, penso, molto bello. Noi stiamo affrontando assieme a questi carissimi amici, questa è un'idea che è nata e è partita una prestazione di servizio senz'altro in Lombardia, per merito di splendide persone come Enzo, per altre persone che fanno parte del nostro distretto. Noi abbiamo un comitato che sta operando in piena libertà. Elisabetta è una persona splendida di queste, che si dedicano o cercano proprio con questo concetto noi tutti di restituire. Quindi io non posso dirvi che un grazie di cuore, perché noi è vero che portiamo questa spilletta, ma voi tutti che siete qua stasera, ecco, io questa spilletta potrei prenderla e porla, ecco, sulle figlie di ognuno di voi, perché tutti la meritate, perché siamo qui, perché questo dimostra sensibilità. E torno alla frase di prima: tante cose le facciamo nella nostra testa, queste pensate ci vengono, ma poi per realizzarle profondamente, per tirarle fuori, ci devono venire da qui. E allora, se queste cose ci vengono dal cuore, noi riusciamo veramente poi a diventare una potenza e a superare ogni ostacolo, perché questo ce lo fa. Allora, il primo punto che noi dobbiamo avere è verso questi nostri giovani, che sono veramente dei giovani, dei bravi giovani, dei giovani che hanno grande volontà. Dobbiamo incoraggiarli, dobbiamo stargli vicino e dobbiamo restituirgli un po' di quello che forse tutti noi che abbiamo un po', siamo di una generazione diversa dalla loro. Qualche obbligo, voglio dire, morale nei loro confronti l'abbiamo. Loro sono qui, sono sensibilissimi, ecco, a questi aspetti, hanno partecipato a questo concorso con grande orgoglio e noi siamo veramente fieri, orgogliosi e entusiasti di poter continuare assieme a voi anche i prossimi anni con tutte queste attività, perché questo è quello che ci chiede la nostra comunità, questo è quello che ci chiedono i nostri tempi, quello veramente di essere un po' più vicino agli altri. Io vi posso solo, e chiudo con questo, noi così, io sono sì il governatore di questo distretto, ho avuto tantissimo perché abbiamo fatto tantissime cose insieme, ma sono sostanzialmente un Lions che ha in questo momento più tempo da dedicare un po' a questa associazione, perché non sono più operativo in quelle che erano le mie attività. Però vi posso dire questo: noi forgiamo all'inizio di ogni anno un motto, io ho forgiato un motto molto semplice, insieme per gli altri, ma con questo concetto che gli altri in ogni momento potremmo diventarlo anche noi. E quindi, se la viviamo la nostra realtà in questo senso, io sono sicuro che ci riflettiamo un momento e poi qui abbiamo entusiasmo, forza, spirito veramente di aggregazione che ci porta al confronto e a raggiungere quegli obiettivi che qualche volta ci sembrano impossibili. E voi stasera ci avete aiutato veramente a raggiungere uno di questi obiettivi. Quindi vi diciamo un grazie veramente dal profondo del cuore. Grazie.